questa mattina il Signore vuole entrare nel tuo cuore. Oh Gesù Cristo, vuole entrare nel tuo cuore. Questa mattina il Signore vuole operare nella tua vita. Abbi fede in Gesù. Gesù Cristo è la speranza. Non ti perdere nei peccati, nei falli. Tu hai la speranza, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Come il Signore disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Il Signore è la via. Gesù Cristo è la via e la verità. Quella via stai cercando per essere salvato. Quella via stai cercando per essere guarito dalla tua malattia. Amen. Il Signore ti vuole salvare, il Signore ti vuole guarire questa mattina. Amen. Tu hai bisogno del Signore questa mattina. La tua religione non può salvare. Amen. La tua messa della domenica non ti può salvare, ma tu devi consacrarti al Signore ogni giorno per vedere la potenza di Dio. Tu devi consacrare al Signore. No, poi vai in messa, esci fuori, fai peccato. Non va bene così. Tu devi seguire il Signore. Tu devi santificarti, dice la Bibbia. Amen. Gesù è la speranza. Gesù Cristo è la speranza, cari di Milano. Non ti perdere. Abbi fede, Gesù. Abbi fede. Perché solo lui ha il potere di perdonarti. Ristoranti, noi preti che dicono vieni qua da di sotto, ti perdono. Quello è un servo di Satana. Allontanatevi dai preti. Allontanatevi. Venite a Gesù Cristo come lui disse. Venite a me voi tutte che siete affaticati e oppressi. E io vi darò riposo. Amen. È solo il Signore che dà riposo alle anime. Amen. È solo il Signore. Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Alleluia, tu hai bisogno di Gesù Cristo questa mattina. Tu hai bisogno del messaggio della Bibbia. Leggi la Bibbia, comprati una Bibbia, leggila. Amen, tu hai bisogno. Anche io ero un peccatore. Anche io facevo la droga, ma volevo fare le cose del mondo. Ma il Signore un giorno mi ha illuminato. Non voleva che io mi perdevo nei peccati, nei falli. E poi perdevo la mia anima. Amen, io sono qua ad avvisarti, non ti perdere. Gesù Cristo è l'unica speranza. Gesù è la speranza per i peccatori, dice la Bibbia. Gesù Cristo è la speranza per i peccatori.